avete ragione, poi soprattutto è benvenuto la volontà, però abbiamo questa possibilità e quindi cerchiamo di sfruttarla. L'ultimo incontro riguarda orientativamente un po' il terzo sentiero, però come vi dicevo, poi alla fine questo discorso tende sempre a uniformarsi. Il titolo di questo incontro è Dalla cattedrale alla casa comune di un nuovo umanesimo. Quindi partiremo dalla simbologia della cattedrale come simbologia della civiltà cristiana, a questo concetto che sta un po' imponendosi, che sembra essere quasi dirompente, che è il concetto di casa comune. Casa comune che sarebbe l'effetto di una sorta di nuovo umanesimo. Allora, nello schema che io ho dato a voi, che chiaramente non è una scaletta, io ce l'ho ovviamente un poco più fornito, abbiamo come primo passaggio l'affermazione: per costruire una cattedrale occorre la verità. Ora qualcuno potrebbe dire, ma per costruire la cattedrale occorrono le pietre, occorre la malta, occorre il materiale, è ovvio, ma per costruire la motivazione della costruzione di una cattedrale è la verità. E infatti vi voglio leggere, sempre nella prospettiva di unificare un po' i sentieri e quindi tenere presente anche un po' la dimensione dell'arte, vi voglio leggere che cosa dice il poeta tedesco Heinrich Heine, che nacque nel 1777 e morì nel 1856. Heine dice così: a un certo punto si chiese perché nel Medioevo costruissero delle bellissime cattedrali. E lui si diede questa risposta. Sentite qui, e vedete anche come sono attuali queste parole. Gli uomini di quei tempi avevano convinzioni. Noi moderni non abbiamo altro che opinioni. E per elevare una cattedrale gotica ci vuole qualcosa di più di un'opinione. Infatti, uno dei tratti caratterizzanti il mondo moderno, e quando io parlo di mondo moderno non intendo solamente il mondo attuale, ma intendo quel mondo che di fatto è nato a partire dal Rinascimento e poi gradualmente si è imposto, è uno dei tratti caratterizzanti di questo mondo è il pensiero liberale. Pensiero liberale. Adesso lasciamo stare la dimensione economica, però sulla dimensione filosofica il pensiero liberale cosa dice? Non esiste la verità, ma esistono solamente le opinioni. Chi è un po' più anziano si ricorderà che quando esisteva il famoso Partito Liberale Italiano, Malagò, Altissimo, eccetera, l'organo ufficiale di questo partito era l'opinione. Qui Heine dice una cosa giusta: perché nel Medioevo costruivano le cattedrali? Perché avevano delle convinzioni. Noi oggi non le costruiamo più, perché abbiamo solamente delle opinioni. Il poeta Paul Claudel aggiunge: se l'arte moderna è così vana, è per due ragioni. La prima è perché non ha senso. Dovendo avere come unico fine se stessa, è ridotta ad una specie di danza e di parata, un po' autoreferenziale. La seconda è perché trascura la parte più importante dell'universo, quella che spiega l'altra e che la fede ci rivela. L'arte e la poesia, dice Claudel, hanno bisogno d'altro che di fantasia, hanno bisogno della verità. Ed ecco perché per costruire una cattedrale occorre una verità. E queste due affermazioni che abbiamo appena letto hanno come tratto comune proprio la centralità della verità. Ora, noi sappiamo che quando si parla di verità non si intende un concetto. Noi cristiani per verità non intendiamo un concetto, non intendiamo un'idea. Attenzione, qui su questo punto bisogna stare anche molto attenti per evitare un po' di fare quell'esperienzialismo un po' cellino che lascia un po' il tempo che trova. È anche giusto dire che la verità non è un'idea, però è anche vero che anche un'idea, cioè che viene trasmessa anche con argomenti, ma la verità si identifica con la persona di Dio. Dio è la verità. Vedete, questa è anche la differenza che esiste tra il nostro amore per la tradizione
con un certo tradizionalismo, qui non intendo nemmeno il tradizionalismo cattolico, ma un certo tradizionalismo, tra virgolette, culturale, no? Che parla della tradizione come se fosse appunto una sorta di insieme di concetti e di apparati intellettuali. La nostra tradizione è Dio stesso, Dio che è verità, Dio che si identifica con la verità. Guardate che Dio, questo è stato uno degli elementi che ci fanno capire l'enorme differenza che c'è tra il cristianesimo e l'Islam, no? Perché mentre nell'Islam Dio, Allah, viene concepito come colui che è al di là del bene e del male, poi a un certo punto questo Allah che cosa avrebbe fatto? Avrebbe deciso che cosa è il bene e che cosa è il male. Per cui se avesse deciso il contrario, il male sarebbe stato il bene e il bene sarebbe stato male. Il nostro Dio, cioè il Dio della nostra filosofia naturale cristiana, dice così: Dio è il bene. Dio non poteva non dire, non poteva non formulare i comandamenti in una certa maniera, perché i comandamenti sono la natura stessa di Dio, non sono qualcosa che Dio ha pensato un attimo dopo. Non è che Dio, noi dobbiamo immaginare che Dio ha creato l'uomo e dopo aver creato l'uomo si sia messo a pensare: ma come lo facciamo funzionare noi? Facciamo agire così o no? No. Dio non poteva non dire non rubare, perché la sua natura è non rubare. Dio non poteva non dire non commettere atti impuri, perché la sua natura è non commettere atti impuri. Allora, questo perché è importante? Perché c'è un'identificazione di Dio con il vero, di Dio con il bene. Deus caritas est, Dio è amore. Quindi anche quando, per esempio, chiedo scusa se faccio questi riferimenti sempre precedenti, quando mi è stato detto, cioè, però molte volte qualcuno ci attacca dicendo noi siamo moralisti troppo attaccati alla legge. È chiaro che non è la legge per la legge, ma la legge non è un pensiero di Dio, la legge non è una decisione arbitraria di Dio, la legge è natura di Dio, si identifica. Quindi senza la verità e senza la centralità della verità non si possono costruire le cattedrali. La cattedrale, perché non si può costruire una cattedrale? Non si può costruire una cattedrale perché la cattedrale è il simbolo dell'ordine. E l'abbiamo detto prima. L'ordine che cos'è? L'ordine è ciò che conforme al fine. Noi siamo esseri ordinati nel momento in cui il nostro comportamento è orientato al raggiungimento di Dio. Cioè è orientato al raggiungimento di Dio nel momento in cui è conforme alla volontà di Dio. Perché il peccato è il massimo dei disordini, è la cosa più grave, il più grande, per tornare al problema a cui abbiamo alluso precedentemente, il più grave inquinamento non è lo sbaglio, non è la CO2, ma il più grave inquinamento è il peccato, perché il peccato è il disordine. E quando noi pretendiamo che la nostra vita non si conformi al bene, ma si conformi al male, non vada verso Dio, ma vada verso la direzione opposta. La cattedrale medievale è la traduzione dunque plastica del riconoscimento di un ordine ed è simbolo di una civiltà ben precisa. Giustamente c'è qualcuno che ha detto: se noi osserviamo, e adesso vedremo un po' più in analisi, se noi osserviamo attentamente una cattedrale gotica, per esempio, ci accorgiamo che non è altro che la fede che si fa pietra, che si fa marmo. Addirittura, se volessimo essere più precisi, è la filosofia scolastica che si fa marmo. E la civiltà, che cos'è la civiltà? Ecco, poniamoci questo interrogativo, visto che abbiamo alluso la civiltà cristiana. La civiltà è la concretizzazione sintetica di un ordine che si decide di perseguire. Allora, la civiltà è quando plasticamente, concretamente, una determinata cultura, cioè un determinato giudizio sulle cose, si fa appunto materia. Guardate che le convinzioni non è che si tagliano col coltello, e siamo nella dimensione dello spirito.
Ma quando determinate condizioni si fanno arte, si fanno poesia, si fanno costruzioni, si fanno urbanistica e via discorrendo, si fa storia dei fatti, allora diventano civiltà. E la civiltà medievale è ovviamente la sintesi e questa sorta di concretizzazione sintetica della fede. La cattedrale medievale è divenuto pertanto simbolo della civiltà cristiana. Ecco, chiediamoci questo. Perché noi, quando pensiamo alla società cristiana, quindi alla civiltà cristiana, pensiamo come proprio elemento simbolico per eccellenza alla cattedrale? E perché questo? Perché la cattedrale simboleggia e ha in sé alcuni tratti che sono proprio tipici di quello che deve essere la società cristiana. E vediamo un po' quali sono questi tratti. La cattedrale medievale esprime il teocentrismo. Non ci può essere civiltà cristiana senza la centralità di Dio. Così non ci può essere, come abbiamo detto prima, vita di ognuno di noi senza la centralità di Dio, il famoso bisogno di Dio a cui abbiamo alluso precedentemente. Quindi non ci può essere civiltà senza il teocentrismo. La cattedrale medievale esprime il teocentrismo. La cattedrale medievale esprime il cielo come orientamento e destino. Voi pensate, se voi vi andaste a mettere, una volta io mi ricordo, mi è rimasto un bel, io avevo un papà, e adesso purtroppo sta molto bene, a cui piaceva molto viaggiare, per cui abbiamo un po' girato tutta l'Europa, un po' all'avventura, perché mio padre poi non gli piaceva nemmeno prenotare gli alberghi, quindi ci metteva due piccolini, mia madre soffriva molto, essendo lei più, e quindi facevamo questi viaggi, e mi ricordo, tra le tante cose, siamo a Colonia, bellissima cattedrale di Colonia, che è un, e lui a un certo punto l'aveva fatto lui, insomma, quindi ci chiamò noi figli, mettetevi qua sotto, era proprio sotto la cattedrale, no? Dove si stagliavano le guglie, cioè, se vi mettete qua, guardate in alto, e sembra che questo marmo, questa grande massa di marmo, vi cade addosso. Io mi ricordo questo fatto, ero piccolino, però mi è rimasto impresso. Ora, che cosa ci fa capire la cattedrale? Che cosa ci esprime? Come il marmo a un certo punto sembra diventare leggerissimo. Un po' quello che accade al fuoco, no? Il fuoco tende ad andare verso l'alto. Se noi mettiamo una goccia d'olio nel vino per proteggere il vino, va verso l'alto. E così anche quel marmo sembra farsi leggerissimo, il levitare, quelle guglie altissime. Io una volta scrissi proprio sulla dopo l'incendio della cattedrale di Notre Dame, ma interessante come la guglia più alta, simbolicamente parlando, sia caduta per l'incendio. Perché le guglie servivano all'uomo medievale come memento, come ricordo continuo che noi siamo fatti per il cielo, che la nostra patria è il cielo, non è qua la nostra patria. Che poi se pensiamo alla patria del cielo, diventa anche più bella questa patria. Diventa anche più gustosa e saporita questa patria. Ma no, qui siamo in passaggio, la patria sta là e dobbiamo tendere continuamente verso l'alto. La cattedrale medievale esprime il cielo come orientamento e come destino, esprime però nello stesso tempo il radicamento della terra, perché la cattedrale medievale gotica è un insieme di è una massa grande, enorme di marmo che sembra andare verso l'alto ed è piantata a terra. E questo, sapete cosa significa? Significa un altro insegnamento che ci ha dato la società cristiana. Cioè, guardate, voi, per arrivare al cielo, dobbiamo passare attraverso la terra. Per arrivare a Dio, dovete osservare le cose, i fatti. Il realismo filosofico, no? Quando nella scolastica, giustamente, si diceva la verità in che cosa consiste? Nell'adeguamento del soggetto all'oggetto. Poi il mondo moderno ha cambiato la prospettiva con Cartesio. La verità sta nel soggetto, non sta nell'oggetto, perché è più comoda, perché chiaramente se io voglio pensarmi Dio e mi guardo nello specchio, dove vado, non mi devo guardare più nello specchio, mi posso immaginare di essere Dio e posso delirare.
La filosofia naturale cristiana è una filosofia che parte dai fatti. Si racconta che San Tommaso, questo penso che molti di voi lo sapranno, prima di iniziare i corsi faceva vedere ai suoi studenti, guardate ai studenti, questa è una mela e chi non dovesse essere d'accordo se ne vada. Perché dobbiamo partire da questo presupposto, che la realtà non si discute, che l'oggettività della realtà non si discute. La cattedrale di Milano insegna anche questo simbolicamente. Essa esprime la risoluzione delle insidie del demonio, altro grande problema di un periodo. I medievali, guardate, che non erano fissati per il demonio. Non è che vedessero la differenza di quanto ci vogliono far capire, avessero la fobia del demonio. La fobia, a me lo storico Franco Cardini non è che piaccia molto, però dice anche delle cose interessanti. Una volta scrisse un articolo interessante dove dimostrava, ed è così, che l'uomo medievale non aveva fobia nei confronti dell'uomo. Sarà l'uomo umanistico rinascimentale che inizierà. Anche la cosiddetta questione della stregoneria, soprattutto cinquecentesca e seicentesca. L'uomo medievale aveva timore del demonio, certo, bisogna temere il demonio, perché il demonio non è come dice adesso in generale dei gesuiti che è un simbolo. Il demonio esiste, è persona e ti insidia e ti crea problemi. Però devi temerlo, non devi avere fobia. Perché? Perché il demonio è stato sconfitto. E se tu fai tutte le cose per bene, stai con Dio, come dice San Pietro, è un cane che abbaia, non muore, no? E, a meno che non gli passi vicino, l'uomo moderno inizia a avere fobia del demonio. E la cattedrale medievale, a un certo punto, quindi dà anche questo messaggio. Le insidie del demonio sono risolte se tu stai con Dio. E sapete da dove si vede? Soprattutto in quelle forme di mostriciattoli che spesso sono fuori le cattedrali, magari la cattedrale di Notre Dame, eccetera, no? Che qualcuno, qualche studioso, ma l'interpretazione non regge, ha voluto dare questi, diciamo, queste figure una funzione antropaica, un po' come avviene nella... lottare il male utilizzando il male, lottare il mostruoso utilizzando il mostruoso, è una spiegazione che non spiega. In realtà la cosa era questa: che i pellegrini che arrivavano nelle cattedrali a un certo punto vedevano come una sorta di schermo, di rappresentazione, quelle che sono le insidie del demonio. E poi il messaggio che passava era questo: tu, una volta che varchi questa porta, dalla dimensione profana entri nella dimensione sacra e lì troverai la tua pacificazione. Questo era il messaggio che si voleva dare. Così come la cattedrale medievale risolveva anche il problema simbolicamente delle insidie della vita. Chi è stato a Chartres, bellissima cattedrale di Chartres, avrà visto, se non l'avete visto andate a vedere su internet, c'è un grande labirinto, proprio a terra c'è un grande labirinto disegnato che sta proprio immediatamente dopo la porta centrale. Qual è il significato simbolico? Proprio questo, cioè il mondo è pieno di insidie, alcune volte ci sono quelle famose matasse che non sono districabili facilmente, no? Quelle prove che ti prendono a destra e a manca, che tu non riesci a risolvere, però se tu varchi questa porta, entri nella dimensione sacra e anche questo sarà risolto. E anche questo, e anche per questo ti sarà dato un significato. E poi la cattedrale medievale esprime anche lo splendore, la bellezza, la logica e lo splendore della verità cattolica. Noi insistiamo anche molto su questo, che la verità cattolica è appunto una cattedrale di cristallo, eccetera. Ora, detto questo, è capito come la cattedrale, diciamo in maniera più precisa, simbolicamente ci rappresenta il mondo, la società cristiana. Noi però dobbiamo adesso affermare una cosa, che è questa, che l'uomo non può fare a meno di una verità. L'uomo ha bisogno sempre di qualcosa. Guardate, c'è anche, a me non è che convinca molto, poi dopo ve lo dico, ma c'è anche una lettura a proposito di questo allarmismo ambientalista
o ecologista, come lo vogliamo chiamare, che dice che in realtà questo non è altro che una nuova religione di cui l'uomo moderno e contemporaneo aveva, di cui aveva bisogno, perché a un certo punto deve credere in qualcosa, deve credere nella sacralità di qualcosa e sta sacralizzando la natura, in senso panteistico, quindi che ritorno al panteismo. Tutte cose che di per sé non sono false, non sono sbagliate, e questo è il critico dell'adamismo ambientalista. Però forse, a mio parere, sono un po' insufficienti. Poi vedremo perché. Ma l'uomo ha bisogno di vita, l'uomo è come se fosse un sacco. Il sacco, voi sapete, che se non contiene niente, si affloscia, sta lì. Il sacco, per farlo rimanere in piedi, ha bisogno di essere riempito. Ora può essere riempito d'oro, ma può essere riempito anche di stecco. Sempre in piedi il sacco. È chiaro che il contenuto è un po' diverso tra l'oro e lo stecco. Per cui, quando l'uomo, da un momento che l'uomo non può fare a meno di una verità, se rifiuta la verità vera, chiedo scusa di questa ripetizione un po' brutta, finirà con lo scegliere sempre una verità falsa. Ma di qualcosa l'uomo ha sempre bisogno. Ed ecco perché la simbologia della cattedrale, stranamente, quando c'è stato il passaggio dalla società cristiana al mondo moderno, chiaramente il passaggio non è avvenuto in un giorno, o in un mese, o in un anno, è rimasta di moda, possiamo dire così, la simbologia della cattedrale. La cattedrale continua ad affascinare l'uomo moderno, o perlomeno un settore dell'umanità. E da che cosa lo capiamo questo? Tanto è vero che noi possiamo dire che la simbologia della cattedrale non sparisce dal palcoscenico della storia. E quando dalla centralità di Dio si è passati alla centralità dell'uomo, quindi teocentrismo, antropocentrismo, si è pensati a fare una sorta di sostituzione. Per cui dalla cattedrale di Dio si è iniziato a parlare della cattedrale dell'uomo, dalla cattedrale di Dio alla cattedrale dell'uomo. E qui dobbiamo aprire una parentesi. La cattedrale, perché la massoneria si chiama massoneria? È chiaro che quando noi tocchiamo questo argomento della massoneria, anche su questo si potrebbe fare un corso intero, e tutte le cose che si dicono della massoneria forse sono una piccola percentuale, o si sanno, si conoscono della massoneria, di quello che realmente si può dire in questa realtà. Ma noi, che non vogliamo fare cadere perché non avrebbe senso, ma perché la massoneria sia una massoneria? La massoneria era, di per sé la parola, guardate che non è una parola problematica, perché la società cristiana, quindi prendiamo il Medioevo, aveva i suoi intelligenti, devo dire, sindacati, non come i sindacati moderni, per cui non come i sindacati moderni che nascono sul principio della lotta di classe, no? Quindi i padroni stanno da una parte, gli operai stanno dall'altra. La società cristiana medievale era una società sul modello familiare, quindi nella famiglia c'è chi comanda. Il ruolo che ha il padre di famiglia o la madre di famiglia non è lo stesso dei figli, c'è una dimensione gerarchica, è giusto che questa dimensione gerarchica si rifletta anche nelle associazioni di mestiere. E quindi le associazioni di mestiere erano divise verticalmente, non orizzontalmente. Allora c'era l'associazione di mestiere dei fabbri, c'era l'associazione di mestiere dei medici, e poi c'era questo mutuo soccorso, ci si aiutava. Non so se un operaio moriva giovane, rimaneva la vedova con qualche figlio, gli altri si autotrasavano, insomma, queste cose, no? E la società, dal momento che il Medioevo era una società, diciamo, più intelligente della nostra e più seria della nostra, noi oggi siamo abituati a pensare che la professione per eccellenza, insomma, è quella del medico, perché il problema fondamentale è il problema della salute. E quindi con il medico noi, diciamo, siamo disposti a qualsiasi tipo di, anche se ci chiede tanto, però l'importante è che sia un bravo medico, che
sappia individuare la malattia che abbiamo, eccetera, no? Ma nel Medioevo, che erano ovviamente i secoli della fede, nel Medioevo quali erano, diciamo, tra virgolette, le vocazioni dell'eccellenza? Quella del sacerdote, la cura d'anima, ovviamente era quello del cavaliere, ma era anche quello del costruttore. Il costruttore veniva preso in considerazione, ma quale costruttore? Non certo il costruttore che costruiva le case, che poi molto spesso nel Medioevo le case venivano costruite anche con una certa, sì, erano anche estremamente fragili, però non si destinava su Dio, eh. Per Dio si pretendeva il meglio, infatti le cattedrali sono esistite e quelle che sono state distrutte dalla rivoluzione, infatti, perché le hanno in Francia le hanno distrutte tante. Cluny venne durante la lezione francese una sorta di cava di pietre, no? Dove andavano a tingere le pietre. E quindi i costruttori delle cattedrali venivano altamente presi in considerazione. E tra questi costruttori c'erano sì gli scalpellini, c'erano quelli che portavano la malta, erano, diciamo, lavori più umili, ma c'erano anche gli architetti. Molte volte, molto spesso, questi architetti erano anche dei religiosi, che poi, umilmente, come abbiamo detto prima, li firmavano. E questi costruttori godevano anche di una certa autonomia fiscale, per cui perciò venivano chiamati framassoni, no? Framassoni, liberi liberatori, che quando passavano le dogane non erano tenuti a pagare i dazi doganali, perché casomai erano stati chiamati, non so, in Francia, alcuni costruttori italiani per costruire una cattedrale in Francia, e costruivano le case di Dio. E quindi perché costruivano le case di Dio venivano presi altamente in considerazione. Perché costruivano le case di Dio. Ma in ogni associazione di mestiere, vi erano comunque dei segreti, ma dei segreti non esoterici, come qualcuno può pensare, dei segreti dovuti proprio all'arte lavorativa, no? Un po' come dire, anche i pasticceri hanno i loro segreti. Se voi andate a un pasticcere e dite come fai il bambato, gli dice guarda, come dico andare, se lo dico a te, uscirò il libro, insomma, no? Nel senso, se lo dico a te, poi lo fai tu e io non guadagno più, quindi chiaro, ci sono anche i giusti, giusti segreti del mestiere. E poi c'era una spiritualità ben precisa, gli avevano il santo protettore che non poteva che essere San Giuseppe, i medici San Cosimo e Damiano, qua aveva ognuno la sua spiritualità tagliata sul proprio mestiere. Proprio perché era in, oggi diremo, l'associazione dei mestieri, dei liberi muratori, quando ci fu il passaggio, dal mondo medievale al mondo moderno, iniziò la penetrazione in queste associazioni di mestiere anche dei cosiddetti massoni speculativi, cioè di gente a cui si vantava, gente che si vantava di appartenere a queste associazioni, però di fatto non è che operasse. O un po' come quando si entra in un club rinomato, no? Allora ci sono delle persone che entrano in un club rinomato e dicono e si pavoneggiano, dicendo io ho la testa di quel club, poi casomai non ho mai messo piede in quel club, però insomma fa come se fosse una sorta di status symbol, no? Questo avviene gradatamente con il passaggio da un mondo medievale al mondo moderno, fino a quando poi non abbiamo la nascita ufficiale della massoneria, che è il 1717. Ma perché questo fascino, e torniamo al punto fondamentale, perché questo fascino nei confronti della cattedrale? Perché il problema è che bisogna sostituire il culto. Qui non si tratta di dire, aboliamo il culto in quanto tale, ma si tratta di convertire il culto. Non dobbiamo adorare Dio, dobbiamo adorare l'uomo. Ed ecco il passaggio dalla cattedrale di Dio alla cattedrale dell'uomo. E quindi la cattedrale dell'uomo, diventa anche il simbolo di un nuovo. Facciamo tabula rasa della cattedrale di Dio e di tutto ciò che consegue alla cattedrale di Dio. La società cristiana, la tradizione, il principio metafisico, la differenza tra il bene e il male e via discorrendo. E facciamo nostro invece un nuovo ordine,
un ordine in cui si abbatta tutto questo. Sant'Agostino, nel suo De Civitate Dei, tenete presente che Sant'Agostino, sto vedendo l'orologio un minuto qua, tenete presente che Sant'Agostino è il caposcuola della teologia della storia. E la teologia della storia è la storia nella sua completezza, perché non disdegna la teologia della storia lo studio dei fatti storici, perché i fatti sono fatti e non possono essere trascurati, ma legge questi fatti alla luce di un principio fondamentale, che la storia è un campo di battaglia. Ci sta Dio e ci sta il demonio, ci sta il bene e ci sta il male, e sono in perenne lotta. Ovviamente non c'è una equipollenza, noi non sappiamo quante battaglie arriveranno in favore del demonio, del male, però la guerra ci sta, perché il bene è infinito, Dio è infinito e il demonio è creatura. Però Sant'Agostino guarda un po', siamo ben prima della nascita di quello che poi sarà il vero Medioevo, nel basso Medioevo. Bene, Sant'Agostino nel suo De Civitate Dei parla di due ideali città che simboleggiano questa lotta. E queste due ideali città quali sono? La città di Dio e la città del demonio. Guardate, Sant'Agostino non dice la città del demonio, dice, ma forse Sant'Agostino aveva sentito il generale dei gesuiti di cui sono stato. Sant'Agostino ci credeva del mondo, lo scrive, lo dice, però dice, che cosa vuole il demonio? Ah, ma perché voi pensate che il demonio voglia necessariamente di essere lui adorato? Sciocchezza. Qualche volta potrebbe anche essere. Il demonio, più che vuole essere lui adorato, vuole allontanarci dalla verità. Il demonio sapete cosa vuole? Che venga adorato l'uomo. Perché se viene adorato l'uomo a posto di Dio, il demonio non giunge su. Il demonio ha raggiunto il suo scopo. Perché il demonio, come dice stesso Sant'Ignazio nel commento agli esercizi di Sant'Ignazio, il demonio perché sì, e anche Sant'Ignazio lo dice prima, quando è più efficace? Quando si presenta come angelo di luce, non quando si presenta come se stesso. Perché se il demonio dice, buonasera, sono il demonio, noi sappiamo. Dice, tengo un servizio da fare, o un impegno. E il demonio si presenta come angelo di luce, non si presenta, si nasconde. Molto spesso sta nei dettagli. E quindi il demonio vuole la religione dell'uomo, vuole la cattedrale dell'uomo, vuole la città dell'uomo. E già sarebbe così, intelligentemente, non la chiamo città del demonio, la chiamo città dell'uomo. E il grande regista, o il grande architetto di questa città dell'uomo, e ovviamente un demonio. Perché poi fondamentalmente terzo il mondato, cioè è così, alla fine sotto sotto lo scontro è sempre questo tra il teocentrismo e l'antropocentrismo. E attenzione, qui noi dobbiamo evitare due errori. Dobbiamo evitare tanto l'errore di rendere troppo complesso il panorama, per cui dice, però ci sta questo, ci sta questo, ci sta questo, ci sta questo, ci sta quest'altro. Fai a ridurre e ti accorgi che si fronteggiano due visioni della vita, che sono appunto il teocentrismo e l'antropocentrismo. Però allo stesso tempo bisogna evitare l'errore a fermarsi qui. Perché questo stesso antropocentrismo poi si declina in vari modi. Tende a declinarsi in vari modi. Guardate che voi sapete che chi vuole parlare contro la provvidenza, l'azione della provvidenza, l'azione di Dio nella storia, allora parla di antiprovvidenza, c'è chi ha parlato di rivoluzione, no? Il famoso testo del professor De Oliveira, rivoluzione contro rivoluzione, tutto quello che voi volete, anche se a me il termine che ritengo più preciso sia antiprovvidenza, non sto qui a spiegarvelo perché le motivazioni per cui prediligo questo termine, perché ci porterebbe fuori. Ma c'è un'immagine che esprime bene
l'azione del demonio nella storia e quindi dell'antiprovvidenza o chi dovesse piacere la rivoluzione, quello che volete. Ed è l'immagine di un animale, che è la piovra. La piovra, oltre al fatto che ho scoperto recentemente, e anche questo è interessante, che ha due cervelli, anche se è un animale stupido, come tutti gli animali, non è che scrive filosofia oppure fa altro. Ma la piovra come è fatta? Ha un centro che è il cervello, la testa, che è abbastanza grande, e che dirige tutto, e guarda caso ho scoperto recentemente che ha due cervelli, e anche questo è simbolicamente interessante, perché tenete presente anche un'altra coerenza. Guardate che Dio, che ha creato gli animali, non li ha creati, adesso noi vogliamo fare gli ecologisti, per carità, però li ha creati tenendo presente una dimensione simbolica. Nel Medioevo, non a caso, erano numerosissimi gli erbari, cioè attraverso le erbe vedere come Dio parlasse, i floreali attraverso i fiori, il simbolo dei fiori, i bestiali attraverso gli animali. Ci sono degli animali che istintivamente ci producono tenerezza, il gattino, il cagnolino, lo scoiattolino, e altri animali, nessuno dice lo scarafaggino, perché ci producono istintivamente il prezzo. Ora, non è colpa dello scarafaggio, ovviamente, no. Però attraverso questi animali, la simbologia di questi animali, Dio ci vuole dire qualcosa. Voi pensate il serpente che insidia, eccetera, realmente. Allora, la piovra ha una testa, ha un centro, poi ha tanti tentacoli che vengono diretti da un unico centro. Però questi tentacoli dove vanno? Vanno da tutte le parti. Chi va a destra, chi va a sinistra, chi va avanti, chi va indietro. Cioè è un'azione completamente a 360 gradi. Allora, quando questo lo dico, perché aprendo una parentesi, un'ennesima parentesi, lo dico, qua siamo tutti, come si dice da mie parti, vaccinati e cresimati. E quindi sappiamo bene che nel momento in cui ci viene chiesto il voto, dobbiamo votare in maniera intelligente, eccetera. Dobbiamo avere le nostre idee ben precise, soprattutto quando ci presentano alternative che conosciamo molto bene, però non facciamoci nemmeno illusioni, non facciamoci illusioni, perché la piovra, i suoi tentacoli li viene dappertutto, poi ci possono essere parti dove sono più permeabili e meno permeabili, ma li viene un po' dappertutto. Quindi attenzione anche a questo. E quindi questo diciamo, alternativa a teocentrismo e antropocentrismo si può declinare in vari modi. La città di Dio, la città dell'uomo, non è necessariamente una città senza Dio. Ma qual è Dio? Il Dio creato dal... Perché l'antropocentrismo può creare un suo Dio. Ecco un'altra astuzia. Può creare un suo Dio. Su questo dobbiamo essere assolutamente convinti. Vi voglio leggere quello che scrive Feuerbach in tempi non sospetti. Feuerbach è morto nel 1872, nel suo, diciamo, testo più rappresentativo dell'essenza del cristianesimo. Sapete che Feuerbach è un po' l'apice dell'ateismo, no? Colui che disse l'uomo ciò che mangia, del materialismo spinto, eccetera, no? E le sue tesi sono anche, diciamo, filosoficamente molto povere. Però nell'essenza del cristianesimo lui dice così: l'uomo sarà felice, ascoltatemi, l'uomo sarà felice solo quando avrà finalmente ucciso quel cristianesimo che gli impedisce di essere uomo. Ma non sarà attraverso una persecuzione che si ucciderà il cristianesimo, perché semmai la persecuzione lo alimenta e lo rafforza. Qui ha un attimo di lucidità, cioè, guardate che se voi perseguitate i cristiani avete l'effetto contrario. Ecco perché, a proposito di quello che ho detto prima, le persecuzioni non ce le dobbiamo cercare, però non le dobbiamo nemmeno demonizzare, perché ci rafforzano. È un po' come quando uno prende la malattia, no? Bambino piccolo prende il morbillo, poi sta protetto, prende un'altra malattia, poi sta protetto. Ma continua Feuerbach:
sarà attraverso l'irreversibile trasformazione interna del cristianesimo. Si parla di trasformazione interna del cristianesimo in umanesimo ateo. Poi dice proprio: il cristianesimo si trasformerà in umanesimo ateo con l'aiuto degli stessi cristiani, guidati da un concetto di carità che nulla avrà a che fare con il Vangelo. Scusate, qua mi sembra che fuori abbia fatto una fotografia dei vostri giorni, perché dice: un umanesimo ateo con l'aiuto degli stessi cristiani, guidati da un concetto di carità che nulla avrà a che fare con il Vangelo. Questo è l'umanesimo ateo. L'umanesimo ateo non sarà un umanesimo, e lo dice lui che non credeva in Dio, lo dice lui che teorizza l'ateismo, però dice: guardate che alla fine quello che io penso, alla fine quello che io penso, che Dio non esiste, che Dio, buon viaggio, grazie, quello che io penso, che Dio non esiste, che tutto quello che vuole, che si può dimostrare anche che Dio non esiste, eccetera eccetera, alla fine lo accetteranno in pochi, perché il vero umanesimo ateo sarà un umanesimo cristiano, sarà un umanesimo ateo, vedete qui la paradossalità, ma che non è paradossalità, però, un umanesimo ateo che crederà ancora in Dio, ma che ormai avrà relegato il Dio. Un umanesimo ateo in cui Dio sarà di fatto eliminato dalla prassi, no? Quindi un ateismo, possiamo dire pratico. E vedete, umanissimo, oggi è una parola di moda. Il presidente del Consiglio, dobbiamo dire Giuseppe II, Conte II, come ha detto giustamente qualcuno, dice Trump, da un punto di vista freudianamente indovinato, ha fatto un errore corretto. Quando l'ha chiamato Giuseppe, evidentemente di Conte ce ne stanno due. Conte 1 e Conte 2. Il nostro Presidente del Consiglio ha parlato di nuovo umanesimo, riprendendo un filosofo che oggi va molto per la maggiore, che è Edgar Morin, tuttora vivente. E dobbiamo dire che anche Papa Francesco parla di un nuovo umanesimo. Parla di un nuovo umanesimo. E l'umanesimo, abbiamo detto, l'umanesimo ateo, non è un umanesimo che nega Dio. Piuttosto esige la libertà quale unico principio dell'uomo in alternativa a Dio. Alla fine è l'uomo che deve decidere su se stesso. Autodeterminazione completa. L'abbiamo visto anche con l'ultima sentenza. Adesso sarà tutto logico, sarà un debordamento totale. È chiaro, una volta che si ammette il principio, autodeterminazione completa. E qui devo dire che i comunisti, che adesso sono diventati, diciamo, fucsia, come dice qualcuno, no? I comunisti, che dovrebbero almeno difendere il principio, nel loro errore ovviamente, della relazionalità, per cui la mia vita non appartiene solamente a me, ma appartiene anche alla collettività. Voi sapete, da questo punto di vista hanno decostato completamente, ormai sono in pieno autodeterminazione umana. La libertà a 360 gradi, la dittatura del desiderio. Benedetto XVI parlava di dittatura del relativismo. Oggi possiamo parlare addirittura di dittatura del desiderio. Io voglio fare questo, voglio essere donna i giorni disperi. Devo essere donna i giorni disperi, guai a me lo dica. Voglio sposarmi con un animale, diventerà anche questo possibile. Voglio essere, diciamo, voi sapete che anche questi famosi generi sessuali, no? Oltre al fatto che in Australia già non hanno individuato oltre 3, ma saranno infiniti, perché è chiaro, a un certo punto tutto è possibile. Quindi libertà, umanesimo ateo, libertà portata al massimo sistema, e nello stesso tempo riduzione, oppure declassamento, come vogliamo dire, di Dio da essere trascendente, signore di tutto, qui, su questa terra, nella nostra vita, nelle nostre situazioni, nella natura.
la religione appunto della natura. E in questo umanesimo anche le religioni possono e devono dare un contributo importante. È necessario però che non assolutizzino il loro credo. Questo lo dice anche De Carmoretta. Ma chi è che dice che le religioni ci devono stare? Le religioni stanno. Beh, qual è il problema? Il problema però è che non devono assolutizzare la loro posizione. Mica devono credere, devono dire, guardate, noi ci abbiamo ragione, gli altri ci ancora. Ma soprattutto questa è la massoneria. La massoneria è il credo massonico. La massoneria non è stata mai, vuoi essere cristiano, quindi qual è il problema? Tant'è che quando la situazione era più seria, erano cristiani che non potevano essere massoni. Ma un massone può essere cristiano. Vuoi essere questo? Benissimo. Doppia appartenenza, tripla appartenenza, ma quello che vuoi. L'importante però è che tu sei disposto a contrattare sulla tua vita, che non è la verità. Relativismo completo, naturalismo completo. Quindi le religioni devono svolgere anche un ruolo importante, per carità. Voi pensate, questa idea proprio del grande pantheon delle religioni, dove ogni religione dà il suo contributo. Papa Francesco, per il 14 maggio del 2020, che è un progetto educativo. Lui lo dice, è un progetto educativo mirante alla costruzione di un nuovo umanesimo per costruire che cosa? La casa comune. Lo dice Papa Francesco. E leggiamo queste parole. C'è un video pubblicitario dove si presenta questo tipo di iniziativa ed è stato fatto su Vatican News, e Papa Francesco dice così: ho invitato tutti per custodire la nostra casa comune. Rinnovo l'invito a dialogare sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta, problema sempre della salvaguardia del pianeta. Ogni cambiamento ha bisogno di un cammino educativo per far maturare una nuova solidarietà universale e una società più accogliente. Un proverbio africano, continua il Papa, recita che per educare un bambino serve un intero villaggio, ma dobbiamo costruirlo questo villaggio, quindi una sorta di villaggio globale. E tutti insieme per educare i bambini, per educare il futuro. Dunque, chiusa citazione del Papa, ci si propone un patto educativo finalizzato alla realizzazione di un nuovo umanesimo. Scopo di questo nuovo umanesimo è consegnare alle generazioni future una casa comune fraterna. Qui il linguaggio è chiarissimo. Il Papa dunque parla di questa casa comune che deve essere tutto comune. Ma comune in che senso? Perché fino a quando uno dice, perché poi le parole dobbiamo anche un po' saperle leggere. Se noi diciamo comune perché ci siamo tutti quanti dentro, chiaro, io possiamo cacciare qualcuno. Il comune sembra però. Ogni cultura deve dare il suo contributo. E quindi che cosa? Una casa che deve essere salvata da tutti, non abitata da tutti, salvata da tutti. Quindi ogni cultura di per sé ha il potenziale, un potenziale di utilità da poterci dire qualcosa, da poterci insegnare qualcosa. Ora è chiaro, se noi ci manteniamo sul piano puramente, come dire, possiamo dire terreno, sul piano della quotidianità, perché negare che qualche cultura diversa non ci possa insegnare qualche cosa? Da qualche parte faranno anche dei piatti che sono, non so, buoni, squisiti, risolveranno dei problemi e così via. Il problema è che quando si passa invece a questioni di carattere morale e a questioni di carattere religioso o culturale più ampio, non possiamo parlare di una sorta, non possiamo accettare una sorta di relativismo culturale. E allora qui si fanno essere tre chiari elementi. Il primo è questo: porre sullo stesso piano tutte le culture, la casa comune, il concetto di casa comune, questo credo. Tutte le culture
sono successo. Tu cristiano, non ti devi sentire escluso, però devi fare un bravo cristiano. Non devi rompere le scatole, devi stare lì, al tuo posto, e basta. Se poi inizi a dire no, hai segni di contro, no, non va bene, sei intollerante. Capito? Secondo, negare che la Chiesa sia segno di contraddizione. Se nella casa comune ci vuole intervento di tutte le culture, eccetera, c'è questa sorta di appiattimento e di relativismo, la Chiesa non può essere segno di contraddizione. Quindi quella famosa espressione del Gagliardo Simeone, quando i genitori di Gesù portarono Gesù al Tempio e indicò che lo Spirito Santo lo ispirò e disse: questo sarà segno di contraddizione. Chi porta la croce e segue Gesù entra in contraddizione con il mondo. E no, questo non più. Non può entrare in contraddizione. Quindi si parla di una Chiesa, vedete, che non deve suscitare avversari. Guai a pensare che ci siano gli avversari. Non ci sarebbe un mondo avverso. Questa è una fantasia. Sarebbe piuttosto il cristianesimo a divenire colpevole quando pretende arroccarsi. Quante parole, purtroppo, dell'attuale magistero sono in questo senso. Se noi ci arrocchiamo, è chiaro che poi il mondo reagisce. Quindi la colpa è più nostra, di chi si arrocca. Quando è troppo difensivo, quando pretende fare proseliti, allora sì, si crea lo scontro. Allora non ci dobbiamo arroccare, non dobbiamo essere difensivi, non dobbiamo fare proseliti. Terzo punto, e che in queste parole traspare, e la casa comune questo lo prevede, un orientamento verso un'escatologia immanente, utopica. Che c'è, cioè, il Papa dice anche una cosa interessante in questo video: per costruire la casa comune secondo i desideri dell'uomo e i piani di Dio, i disegni di Dio, cioè. Oltre al fatto che c'è una priorità dei desideri dell'uomo. Ma scusate, questi campi l'hanno sempre insegnato. E io ci ho scritto pure un libro quando insegnavo storia dell'Odiglia a Roma, eccetera. Guardate che tra le eresie più gravi che il cristianesimo può avere in sé è quello di pensare che si possa realizzare il paradiso sulla terra. La società perfetta non ci sarà mai. Possiamo migliorare qualche cosa, ma lì non sarà mai la società. Questa casa comune, invece, questa concezione di casa comune sembra proprio tendere verso questa prospettiva di perfezione. Verso questa prospettiva di perfezione. E allora noi dobbiamo dire, e termino, che, e lo dobbiamo dire con chiarezza, che tutto questo modo di porre le cose, al di là di qualsiasi intenzione che non sta a noi indagare, ma se il Papa parla così è veramente massone, non è massone, ma non dobbiamo dire, cioè non, oltretutto moralmente parlando non lo possiamo fare, noi abbiamo diciamo non abbiamo categorie. Possiamo dire invece che, e questo non ci dobbiamo vergognare, ci sono alcune espressioni del magistero che vanno d'accordissimo con le espressioni massone. Questo lo possono riconoscere tutti, anche chi non è d'accordo con le nostre idee. Scusate, se io dico questo è un orologio e poi il mio nemico dice questo è un orologio, stiamo dicendo la stessa cosa. Non lo negare nessuno. Poi, sul piano delle intenzioni personali, lasciamo stare, lasciamo perdere. Questo poi toccherà al Signore valutare, considerare, giudicare. Non possiamo dire. Però lo dobbiamo dire. Non possiamo non dirlo, non possiamo non dirlo. E guardate che, attenzione, mi permetto questo di riprendere brevissimamente, ho ancora due minuti, mi permetto di dire, queste cose
che sono cose negative, che sono cose, possiamo dire, anche un po' depressive, cominciamo, proprio siamo inguaiati, proprio dei guai. E però tutto sommato devono un po' risollevarci, perché paradossalmente dimostrano ancora di più la debolezza di tutta questa costruzione che ci sovrasta. Perché torno a ripetere, tutta questa costruzione che ci sovrasta, perché il demonio fa le pentole ma non fa i coperchi, e come dice sempre, ha sempre dei margini di stupidità, solamente Dio non so. E quindi alcune cose poi, per eterogenesi dei film, e con Giambattista dicono, vanno contro la costruzione stessa, perché tutto questo è la chiara dichiarazione dell'impotenza dinanzi al vero problema dell'uomo, che è il problema della precarietà lavorativa, del dolore, della sofferenza, eccetera. Quindi questi non si stanno accorgendo, e se ne accorgeranno tra poco, che non stanno costruendo un mondo bello, ma costruendo un mondo brutto, disperato. Quando io ho scritto sul sito, che Greta Thunberg ha detto ci hanno rubato il futuro, c'è ragione, ma quale futuro? Chi è che te l'ha rubato? Cioè veramente i giovani oggi sono felici perché si affacciano alla finestra, vedono la nuvola, vedono il sole, oppure c'è un grado in più, un grado in meno. Oppure sono infelici per altro. Se si drogano, se hanno questo atteggiamento autolesionistico esplicito e implicito, se si sballano, quale ragazzo non sa che se inizia a bere super alcolici a 13 anni si ritrova dopo 10 anni con il fegato con un groviera, con un formaggio svizzero? Chi non lo sa? Come lo fa? Perché è un mondo disperato, un mondo dove latita la gente. E quindi questo poi alla fine verrà fuori, perché quello che stanno costruendo non è un mondo bello. E l'arte, vedete, ecco perché il terzo sentiero, l'arte è perché nel Medioevo, dove c'era un'aspettativa di vita che era quella che era, nel Medioevo si costruivano cose belle, e perché avevano la convinzione che non c'è in, perché avevano la verità, perché avevano un atteggiamento positivo nei confronti della vita. Oggi l'arte è obbligosa, si costruiscono cose brutte, iniziando dalla moda, dal modo di presentarsi, eccetera. Perché? Perché di fatto c'è un atteggiamento negativo nel mondo, perciò l'arte è brutta. E voglio terminare con queste parole di una persona che nella mia vita è stata molto importante. Questa persona è un mio coetaneo del 62 ed è morto da appena 26 anni in un incidente stradale, peraltro nella strada che va da Benevento a Campobasso, perché lui già insegnava, era laureato in filosofia, già insegnava in un liceo di Napoli, e doveva raggiungere la sua scolaresca che doveva andare sulla neve a Campitello. Ebbe un incidente frontale, lui morì anche un altro amico suo, si salvò la fidanzata, e che è tuttora vivente, eccetera. E questo giovane, che poi mi ha anche presimato, pur essendo più giovane di me di qualche mese, devo dire anche un ottimo centrocampista, questo giovane è stato un po' prematuro, nel senso che già quando lui aveva 15-16 anni, forse perché aveva un zio, era un santo frate, era molto avanti nella fede, cosa che io non ero assolutamente, eccetera, anzi. E voi pensate che è stato trovato poi il suo diario, dove ha scritto delle cose bellissime che sono state pubblicate anche dalla Marietta, eccetera. Vi voglio leggere queste parole che fanno proprio la conclusione a quello che ho detto. Lui si chiama Giovanni Marco Calzone ed è morto nell'88. Lui dice, parla del mondo di quel tempo. Ogni solennità si è persa, non si ode più una voce ragionevole. Tutto è meschino, opinabile e mediocre. È la fine degli slanci verso l'essere, l'essere con la E maiuscola. Tutto tace, nessuna presenza, nessuna bellezza. Tutto è troppo tenue ormai. C'è rimasto solo il dolore di una mancanza, l'avvertita mancanza di una bellezza profonda. Dentro questa dolorosa punizione, dentro la stanchezza e la morte del cuore, in ultimo rimane una paziente attesa di svelamento.
cioè non facciamoci perdere, non ci perdiamo diciamo nella tristezza e nella disperazione, ma apriamoci alla speranza. Lui è stato molto importante per me anche dal punto di vista di quanto riguarda la fede, eccetera, eccetera. Però queste sue parole sono proprio precise, perché ci descrivono un mondo senza bellezza, e quello che stanno costruendo adesso è un mondo senza bellezza, che fallirà perché non si realizzerà questa sorta di concordia universale, ma in più sarà manchevole di quella risposta fondamentale che l'uomo anela e che noi dobbiamo continuare a dare. Allora, ho terminato.